A Ferrara nel 2002 è stata chiamata la nostra università per ricevere il premio Nobel. E qui ci sono le fotografie anche in cui è bambina, sì, perché ce le ha fornite uno studioso, il professor Marco Piccolino, è stato professore universitario anche di fisiologia generale anche nella nostra università di Ferrara, e ha curato recentemente un volume, una miscellanea di saggi su Rita Levi-Montalcini e il suo maestro Giuseppe Levi nella Torino degli anni 30. La storia di Rita Levi-Montalcini è una storia interessantissima, veramente, sia come storia umana, lei è ebrea, ragazza di una famiglia borghese, benestante, e riesce attraverso diverse peripezie ad andare in America, negli Stati Uniti, invitata, e lì compie la sua carriera che poi, come dire, avrà in Italia altri dal 76 al 2012, sono 30 anni e passa, certo, di vita, 40 anni, e avrà un seguito. E lui, il professor Marco Piccolino, ci ha mandato una testimonianza che di Rita Levi-Montalcini nel suo rapporto con i giovani. Lo sentiamo? Sentiamo, sono curioso. Ci ha augurato di studiare medicina per altri 80 anni. Così una studentessa del quinto anno del Collegio Nuovo di Pavia commentava la conferenza che Rita Levi-Montalcini tenne il 29 settembre del 2009 al Collegio. Un'altra studentessa disse a proposito della stessa conferenza che Rita Levi-Montalcini sapeva suscitare emozioni ed entusiasmo più di un giovane. Io ebbi l'occasione il giorno dopo, insieme con molti altri studiosi di ambito neuroscientifico di varie parti del mondo, di assistere a una conferenza che Rita Levi-Montalcini tenne sempre a Pavia il 30 settembre del 2009, in un'occasione in cui le fu conferito un importante premio alla carriera scientifica. Al termine di questa conferenza una standing ovation che durò diversi minuti. Tutti noi eravamo presi, emozionati, catturati dalla straordinaria capacità comunicativa, dalla straordinaria intelligenza, dalla straordinaria umanità di Rita Levi-Montalcini.